Hola a todos, io sono Cronox, ben ritrovati nel mio canale. Come sempre nel primo commento vi lascio il link al giveaway che è del tutto gratis, quindi mi raccomando partecipate. Tra 8 partecipanti vi farò vedere il vincitore. In più vi ricordo che nel primo link in descrizione trovate quello per donare nel caso vogliate supportare il Cronox nazionale. Ma adesso passiamo subito in game. Eccoci qua signori, siamo con Michelino il malandrino, Michelino nazionale, e oggi mi sento bastardo, quindi ho messo la donna infame, quello lì che ti fa avere il 3 all'infinito. Dunque, vediamo come va a finire, vediamo se me lo fanno caricare. Ok, siamo già a buon punto in realtà. Spero che qui c'è gente. Dove è andata? Ok, l'ho vista. Vai, fammi caricare, fammi caricare. Bravo, spreca pure il pallet. Ti ringrazio. Perfetto, signori. Abbiamo già il 3 infinito. Ora ci divertiamo. Ora ci divertiamo. Dov'è? Vabbè, non è importante. L'importante è che mi abbia fatto caricare il 3. Tracce di là. T'ho vista, eh? Basta così. Fuori uno. Gancio di qua. Ottimo. Gen è andato. Ok. Ah ah ah. Questo gen non c'è da farsi. Fregato. C'è qualcuno? Eccolo. Questo ha la chiave. È chiuso, caro. Lui è la mia priorità assoluta, ragazzi. Sapete l'odio profondo che provo per chi utilizza le chiavi, quindi lì sarà la mia priorità. Vieni pure tu. Il rune è ancora attivo, ma immortale me l'hanno tolto. Andiamo a ripescare quello con la chiave. Non mi servi tu. Vabbè, cioè che ci sei, ti prendo. Mi serve quello con la chiave. Quel maledetto mi serve. Ah, eccolo, eccolo. Attenzione. Attenzione, scappa. Fa una minchiata assurda. Salva il compagno con me davanti.
Dai, che se riusi la fine... No, se non sbaglio... No, va bene. Stupido. Eccolo qua, quello con la chiave. Nel frattempo questa sta ancora qui. Dwight, ma che stai facendo? Scusami. Li vuoi salvare? Boh. Dwight? Dwight.exe ha smesso di funzionare? Ci sono due appesi. Uno per terra. Ma Dwight non c'è da nessuna parte. Anzi, uno è morto. Forza Dwight, fai il galantuomo, vai a salvare le signorine. Sta cagando addosso sto Dwight, altro che. Guarda, non c'è da nessuna parte. Ma mi sono allontanato dal gancio, perché non lo salva? Boh. Dwight senza palle. C'è pure la tizia per terra e manco la salva. Capito che il 3 ti terrorizza, ma giocare nascosto non è la scelta migliore. Almeno alza la tizia che sta per terra. Perché io non l'appendo, eh. Dwight. Ma non c'è. Questa si è totalmente arresa. Sta FK da distesa per terra. Niente, Dwight straspaventato. Vediamo se sta in basement. No. Andiamo qua. Lo sapevo, raga! Ma un senza palle, secondo voi, cosa fa? Si nasconde nel basement. Cioè, ma era proprio scontato. Ormai le so bene le mosse dei survivors che non hanno i coglioni. Dove è andato, mo? Ah, si è deciso ad alzarla. Cioè, si era messo in basement, raga. Nell'armadietto. T'ho visto, pezzo di merda. Senza palle assurdo sei. Vaffanculo, pezzente. Andiamo a trovare Meg, che ha più palle di te, de donna. Vedi, si è messa a togliere il totem. Tracce. Ma so cazzi per te. Ma almeno tu hai avuto più palle di Dwight. Che schifoso che sei. La vergogna del sesso maschile sei. Prendiamo Meg prima che muoia dissanguata. Aspetta, il gancio dove sta? È di là. Vedi, non ti sei nemmeno liberato.
Cioè l'entità non ti ha fatto liberare perché sei stato talmente un senza palle che l'entità ha pensato: no, questo non lo faccio liberare nemmeno se mi paga. E niente ragazzi, veramente vergognoso questo Dwight. Ma GG per me.